Ma soprattutto per la prima volta ho visto la maratona di New York. Ieri c'è stata la maratona di New York, è passata proprio qua sotto casa. Sono andato dicendo vabbè, butto un occhio per vedere com'è. Sono rimasto 2 ore e mezza lì, coinvolto da questo clima meraviglioso della maratona di New York, a tifare. Agli americani gli piace proprio tifare niente, perché non è che alcuni tifano per il loro amico, fidanzato, fidanzata che fa la gara, ma di base tifano i corridori. Stanno lì e fanno quindi ne conoscono i nomi? No. Tifano il fatto che la gente stia correndo. Ah, quindi cioè, è un tifo generico. Cioè tifano per tutti. Brava, tifano per tutti. Bello. Tifano il concetto. E ci sono proprio dei, soprattutto alcune zone di questi 42 chilometri, che poi ieri sera ovunque andavi trovavi gente con la medaglia al collo che aveva fatto la maratona. Dicevano che alcuni raccontavano di aver perso più liquidi in lacrime dall'emozione di questo tifo che in sudore per aver corso. Cioè, ma proprio una roba. La medaglia la danno a tutti. A tutti quelli che la finiscono. A tutti quelli che la finiscono. E ho scoperto, se tu finisci sotto le 5 ore, Walter. Sì. 5 ore è fattibile. Oh. Non è fattibile, secondo me. Ma cosa non è fattibile? Cioè, se ci mettiamo io e te a correre. Io, te, Fosca e Maurizio. Al primo bar ci fermiamo. Ammanettati uno all'altro, vuol dire che non facciamo 5 ore? No. No. Vabbè, comunque, chi sta sotto le 5 ore? 42 chilometri, lo so. No, tanti. È una follia. No. Ma a parte che, allora, io mi sono messo lì e sono rimasto lì un po', come vi dicevo. A un certo punto passa tutto il gruppone di quelli che lo fanno per esperienza. Prima sono arrivati quelli che credo siano professionisti. Perché ho visto dei signori molto magri, molto slanciati, che andavano come un motorino. Cioè, passavano alla velocità della luce. Vabbè, comunque, chi sta sotto le 5 ore oggi ha il suo nome sul New York Times. Ah, che bello! Quante pagine ha, scusa? Fa proprio uno spazio dedicato e avrà un bello spazio. Chi sta sotto le 5 ore? E scusatemi, ragazzi, noi vogliamo non avere il nostro nome sul New York Times? Lo facciamo? Allora, facciamo così, mettiamo una canzone e poi dopo voglio fare un patto insieme a tutti voi. Ok. Sì. Lo so che in questa radio parlare di corsa non è un argomento che interessa, lo so che è una roba che non è tanto appropriato per Radio DJ, ma voglio provare a fare questa pazzia. Dopo facciamo un patto che ha a che fare con la corsa. Vabbè, tanto sappiamo già dove stiamo andando. Certo. Sappiamo già dove stiamo andando. Vediamo. Mettiamo però prima una canzone. Vi dicevo, vado in giro ascoltando Jay-Z che suona da paura. Immaginate di essere qua, o magari ci siete, perché insomma il mio volo d'andata erano solo persone che correvano la maratona. Era tutto pieno solo di italiani venuti qua a correre la maratona. Quindi immaginate magari di essere qua, o magari ci siete per davvero. Il pezzo si chiama Randystown. Hai capito il gioco di parole, Mauri? Randystown, sì. Che vuol dire sia sono il capitano di questa città, ma vuol dire anche corro questa città. In inglese run vuol dire dirigere. Che dirigere, quando tu run Radio DJ, perché sei il capo di Radio DJ, ok? Quindi partiamo con Randystown, dopo ci facciamo una promessa che non manterremo mai.